oggi parlerò in realtà per più di un docente, per dei docenti che fanno riferimento più o meno a un'area, quella dei sistemi interattivi, cioè di quelle materie che si occupano di progettare e realizzare gli ambienti interattivi che coinvolgono spazi, suoni, gesti. E di questa categoria abbiamo due corsi che sono computer games e un corso che si chiama esattamente sistemi interattivi. E partirò con parlare un po' di computer games, di cos'è, cosa vuol fare, cosa abbiamo realizzato all'interno di questo corso, per poi invece affrontare il secondo che è sistemi interattivi. Computer games è il secondo anno che c'è. Trattiamo un pochino il mondo videoludico a 360 gradi. Partiamo in realtà da molto indietro con un po' la storia dell'evoluzione del videogioco che già gli studenti affrontano in altri corsi, ma lo facciamo da un punto di vista differente. Vediamo la stretta relazione che c'è tra l'hardware e il software e tra il videogioco e il mondo del cinema, della televisione, del fumetto e così via. E quali sono state le reazioni all'interno di questa storia che parte dalla prima metà del secolo scorso fino ad oggi, in più anche tutta la questione di marketing, di utenti, di interessi, come fase introduttiva per capire un po' di cosa stiamo parlando e come si è evoluto, quali sono state le criticità durante la storia, una storia che non è, che ormai non è più breve, e anche un confronto con l'arte, perché siamo un'Accademia di Belle Arti, non siamo in un istituto di formazione, quindi uno stretto collegamento tra videogioco e arte, perché il videogame è arte. E poi passiamo un pochino a parlare di quelle che sono le tipologie di videogioco, quindi capire un po' che non esiste il videogioco, ma esistono anche tipologie, e queste classificazioni, un po' come succede con la letteratura, con la musica, con la pittura, non esiste una classificazione, è molto difficile rimanere in classificazioni molto rigide. E quindi parleremo un pochino di questo e poi affrontare quella che è un po' la parte che di costruzione del gioco che parte dagli inizi, quindi un po' la sceneggiatura e la regia per il videogioco, tutti elementi essenziali per poter poi andare avanti. E anche evidenziare quali sono le competenze richieste all'interno di un team di sviluppo. Arrivano a fare un corso di computer games persone che hanno competenze e interessi diversi. C'è chi è più interessato al character design, chi è più interessato alla programmazione. E quindi cerchiamo di realizzare un corso che è abbastanza su misura, nel senso che permette a tutti di lavorare correttamente e di trovare il proprio spazio. Perché come diceva prima Andrea Broni, cerchiamo di fare un lavoro collaborativo, quindi di lavorare in team, di lavorare in gruppo. La capacità di lavorare in gruppo è fondamentale, soprattutto nel mondo dei videogiochi. Difficilmente abbiamo una persona che parte dall'inizio e fa tutto completamente da solo, anche le competenze sono così diverse e così specifiche che veramente abbiamo bisogno di lavorare con gli altri, sapere lavorare con gli altri, sapere rispettare le scadenze, sapere conoscere, stabilire delle timeline e così via. E questo lo si impara mano a mano durante il corso. Chiaramente una delle parti importanti, non la più importante, a differenza di quello che la gente pensa, ma una parte importante è sicuramente capire come costruire questo videogioco. Per cui un'introduzione alle tecniche di programmazione è assolutamente necessaria. Dopodiché si passa ai motori per gioco, cioè come realizzare un videogioco utilizzando degli strumenti che in qualche maniera ci vengono incontro. E iniziamo solitamente utilizzando dei software in una modalità che si chiama drag and drop, in cui noi trasciniamo degli elementi all'interno di una finestra, se andiamo a impostare alcune caratteristiche, andiamo a fare alcune cose che sono di programmazione, ma di fatto le vediamo come degli elementi grafici che noi andiamo a modificare per realizzare un primo gioco completo. Arrivato al completamento del gioco, riprendiamo in mano tutto e rivediamo la ricostruzione dello stesso gioco in una seconda modalità, che è quella che utilizza le immagini di scripting, utilizzando lo stesso motore, però con una seconda modalità.
Cosa facciamo? Alla fine del corso arriviamo a fare un gioco completo. Un po', diciamo, il tipo di gioco, un po' dipende dagli interessi delle persone. Quest'anno l'idea è quella visto che siamo costretti chiusi in casa in quarantena dal coronavirus, era fare un gioco che simula, diciamo, una lotta contro il coronavirus. L'ho fatto velocissimamente, scusate per il montaggio, ho fatto un po' così, ma alcuni, l'audio non è importante. Comunque, l'ho fatto per evitare di perdere tempo e farmi vedere, caricare i giochi, farmi uno a uno. Ho fatto un piccolo videino che prende alcuni di questi giochi costruiti e per vedere come funzionano. Abbiamo un player, i nostri nemici che sono il nostro Covid-19, dove la nostra astronave all'interno del corpo cerca di distruggere, quindi insomma siamo risorti una sorta di antidoto o di cura che entra nel corpo, si muove a distruggere il virus. E ognuno interpreta poi, se costruisce il gioco, danno un'interpretazione. Adesso il prossimo che vedrete tra un attimo sarà invece di tipo sarà diverso. Ecco, cioè, diciamo, non ci si limita solo a fare il gioco, ma diciamo che tutto ciò che è il contorno, quindi la copertina dei CD, la documentazione, ecco, qua invece questo invece ribalta completamente, questo invece è il virus che cerca di difendersi dalle aggressioni esterne. Mentre iniziavo lo studio. E quindi questo virus che cerca di scappare da questa moltitudine di medici che hanno il vaccino per distruggerlo. In successivo invece ha un altro approccio. Questo è il cacciatore di vaccini, di virus. Questo si muove a proteggere gli infermieri che trasportano i malati e mentre avanza distrugge il virus che cerca di infettarli. Dopo di questo abbiamo l'ultimo esempio. Questo fa vedere che appunto, ogni progetto ha una sua interpretazione, diciamo, viene fornito, diciamo, un'idea e poi ognuno la sviluppa a modo suo, ogni gruppo la sviluppa a modo suo. Secondo che ve lo mando un attimo avanti, se riesco. Questa è un'altra prova, ci sono varie prove. Vedete il successivo che parla di questo ramo. Ecco, quindi qua con la copertina per il CD-ROM. E poi dopo dove qua invece abbiamo, questo è scorrimento, abbiamo una finestra di visione dell'area di gioco e il nostro cacciatore di virus che si muove, mentre gli altri erano in un ambiente fisso. Ok. Questo è un pochino, ecco, la tipologia di cose che facciamo durante il corso. Poi è chiaro che dipende molto, il progetto dipende sia dagli interessi degli studenti, dalle competenze che hanno. Perché se hanno già fatto un corso di modellazione, possiamo spingerci verso giochi 3D. Quindi dipende un pochino, ma anche dagli interessi. Sono persone che sono interessate molto alla parte di sceneggiatura, quindi potrebbero presentare un progetto che potrebbe essere un'avventura, addirittura anche solo un'avventura testuale, un'avventura grafica, e qualcuno che invece è interessato ad altre cose. Quindi, diciamo, cerchiamo di targetizzare il corso in base a quelle che sono competenze e interessi. Il secondo corso di questa categoria, di quest'area, è quello che si chiama Sistemi Interattivi.
Durante i sistemi creativi parliamo di altre realtà, di realtà che vanno oltre alla realtà data dalla nostra esperienza, dai nostri sensi, e che coinvolgono contenuti aumentati in ambienti reali fino ad arrivare a ambienti completamente di sintesi. E quindi cerchiamo di capire quali sono questi tipi di realtà, cos'è questa mixed reality, cos'è la realtà virtuale, per poi mettere in pratica e capire perché sono cose importanti, cos'è che possiamo fare, perché per poi poter realizzare qualche cosa, capire quali sono le opportunità che queste tecnologie ci forniscono e come applicarle. Quindi vediamo quali sono le varie applicazioni, per esempio della realtà virtuale o della realtà aumentata. Tantissime applicazioni in realtà aumentata stanno nascendo adesso per venire incontro al fatto che non possiamo uscire, però le aziende hanno bisogno di vendere e quindi la possibilità di, per esempio, provare degli indumenti, degli abiti o dei trucchi o delle pettinature senza dover andare sul posto. Quindi io posso provare un vestito, indosso me, utilizzando una particolare applicazione, vedere come mi sta. E poi se mi sta bene ordinarlo, senza dover andare fisicamente in negozio. Cerchiamo anche di lavorare su delle tecnologie che siano accessibili, sono delle tecnologie estremamente sofisticate, bellissime, entusiasmanti, ma che hanno dei costi spaventosi, che difficilmente una persona potrebbe accedere, a meno che non debba seguire un progetto molto specifico. Però avremmo, cioè, l'idea di questi corsi è di fare qualcosa che possa essere poi utilizzato realmente dai nostri studenti, quindi le tecnologie in qualche maniera a basso costo, ma a basso costo però, diciamo, però per determinate caratteristiche. E cerchiamo sempre di, infatti questo corso, di anno in anno, diciamo, secondo me dovrebbe cambiare perché sono tecnologie che vanno molto in fretta, cambiano molto in fretta e quindi dobbiamo essere non al passo, dovremmo essere quando possibile un passettino più avanti, in modo da non ripetere quello che qualcun altro ha fatto. Così 2 anni fa i nostri studenti hanno avuto in mano un visore per realtà virtuale un paio di settimane prima che fosse commercializzato, l'anno scorso un altro visore ancora più avanzato, in contemporanea con l'annuncio che l'ha messo in commercio. E per realizzare però dei progetti che fossero unici, e non riproporre cose già viste. 2 anni fa abbiamo realizzato il primo Open Day in realtà virtuale, che è proprio Open Day della Marti. Di fatto è nata con una visita guidata all'interno degli spazi dell'Accademia, con delle voci narranti che ci spiegano cosa si può fare all'interno dell'Accademia. Io faccio vedere, sono sviluppato in HTML5, quindi anche qua il collegamento tra questo corso e altri corsi, quindi web design, la computer grafica, la modellazione 3D. Il corso di grafica e multimedia design è rivolto verso una figura professionale in grado di organizzare e E sviluppare i qua processi possiamo. tecnici necessari Quando per lo realizzare guardiamo dei con prodotti smartphone, visuali lo fondamentali per guardando con l'ordinamento smartphone, possiamo delle imprese. muoversi Il percorso nell'ambiente. formativo muove dalla conoscenza di Quando, campi come nel mio caso, lo fondamentali sto quali visualizzando da grafica, un PC, fotografia, muovendo il mouse, tipografia e copywriting. Questi muovendo in le settori più frecce, applicativi, quali nuove posso tecnologie digitali e orientarmi e YouTube, la guardare dove recitazione voglio io. grafica e audiovisiva e video. È un corso frequentabile sin dal E primo con un visore semestre del programma per realtà accademico. virtuale L'obiettivo del posso corso di realtà effettivamente video è immergermi dentro familiarizzare lo questi studente ambienti. con la storia del cinema.